Oh, buongiorno, buongiorno, siamo in live. Perdonate il ritardo, ma ho avuto qualche problema tecnico con l'app di Spreaker. In realtà non era un problema tecnico dell'app di Spreaker, sono io che sono distratto come non mai in questo periodo, dato che ho formattato il mio Xiaomi Mi 8 con cui sto registrando, con cui sono in diretta, con cui normalmente faccio tutte le mie attività qui su Spreaker. L'ho formattato perché sono passato alla versione beta della MIUI 10 ovviamente per Xiaomi Mi 8, che è basata su Android P rispetto alla versione stable quindi la versione stabile globale per Mi 8, che è ancora basata su Android 8.1. E quindi passando da stabile a beta, ovviamente mi sono ritrovato con tutti i dati persi, e quindi mi mancavano un po' il sottofondo, mi mancava l'immagine di riferimento, ho restato due applicazioni, mi ero dimenticato di fare i login. Quindi, di fretta, mentre adesso sto preparandomi per andare a lavoro, ho dovuto un attimo ritardare. Benvenuti a questa quindi undicesima puntata del Bulgaro del Mattino. Oggi è martedì 27 di novembre. A Milano è una giornata un po' via di mezzo, né bella né brutta, fa freschino, l'inverno sta arrivando, Natale sta arrivando, ma diciamo che bene così, finalmente un po' di fresco, non vedo l'ora di andare a sciare. Volevo parlarvi un po' di cose, un po' spaziando, perché non è che c'è qualche tematica particolare che è venuta fuori in questi giorni di grande interesse che possa darmi il largo per una bella chiacchierata dedicata. Prima di tutto volevo dare un mio feedback su quelle che sono le cuffie di Google, che non sono quelle con cui sto registrando, ma sono quelle con cui ho registrato la puntata precedente. Infatti, diciamo, la registrazione in quel caso lì, passatemi il francesismo, faceva cagare. Adesso sono tornato a registrare con le AirPods. No, non scusate, le AirPods, quindi le cuffie standard di iPhone con il cavettino. Sto usando il dongle di Xiaomi per l'adattatore USB Type-C, e quindi la registrazione è quella normale. Invece era molto incasinata con le cuffie di Google, che sono già USB Type-C. Questa è una cosa che tra l'altro ho riscontrato e mi ha molto deluso dalle cuffie di Google, che costano 35 euro, un po' come anche quelle Apple. Perché mi sembra che registri più il rumore ambientale che quello della mia voce, è come se ci fosse qualcosa che manca. Non so se è un problema, non è un problema. Infatti, il motivo per cui sono passato ad Android P con la beta è proprio anche questo. Vedere se, andando a passare a quella che è l'ultima versione di Android, che è quella sui Pixel, che è la versione quindi con cui dovrebbe essere bene o male nativa questa cuffia, qualcosa cambiava. A dire il vero, sì, non so se è la gestione software dell'interazione con la cuffia che è migliorata. Diciamo che anche al telefono, quando sono in chiamata, è decisamente migliorato, però non è ancora perfetto, quindi ho deciso di rimanere sulle mie vecchie cuffie dell'iPhone, quindi cuffie Apple con il dongle. Però diciamo, questo qui mi ha aperto un attimo anche un po' di discussione con Giorgio, sempre qui di Spazio e Tech, che anche lui le aveva comprate. Anche lui non ha un Pixel, e lui li usava semplicemente per ascoltare la musica. Quando gli ho fatto notare questa cosa qui, mi fa: è un po' che non le sto usando, le ha provate sul Note 8, se non sbaglio, o Note 9, no, Note 8, e mi ha detto persino che non viene proprio rilevato il microfono. Quindi in chiamata, cioè, senti solo l'audio, ma il microfono non viene rilevato. Ovviamente no, il suo Note non è ancora basato su Android P, quindi potrebbe essere questo il motivo. Può darsi, però se fosse vero, c'è, cioè, una cosa, diciamo, che rasenta il ridicolo.
che vengono messe in commercio delle cuffie per dispositivi Android, perché i dispositivi USB Type-C sono bene o male tutti Android, perché iPhone non è USB Type-C, a parte vabbè l'ultimo iPad Pro uscito. Quindi lascia un po' desiderare la situazione, vuol dire prendere una cuffia che è un po' o castrata o non funziona perfettamente, perché una volta che viene aggiornato da Android P l'utilizzo con queste cuffie è davvero spettacolare, davvero è una cosa, un'integrazione con Google Assistant che risulta veramente comoda quando si è in movimento, che non si può sempre tirar fuori lo smartphone. E infatti quando riceviamo delle notifiche, tenendo premuto il tasto volume in alto, l'assistente vocale ci legge la notifica che è arrivata, e tenendo premuto il tasto centrale senza fare nessun dare qualsiasi comando di tipo rispondere al messaggio e aspettare quindi l'interazione, direttamente si parla dicendo quello che si vuole dire, l'assistente vocale ci risponderà dicendoci il messaggio che ho capito è tenere premuto il tasto in alto per inviare, tac, inviato, risposto direttamente in quella chat, ed era veramente comodissimo. Quindi anche l'interazione è veramente immediata, non bisogna dire ovviamente ok Google, basta tenere premuto il tasto centrale come anche per rispondere, e direttamente si inizia a parlare per dare i comandi all'assistente. Quindi un'interazione molto comoda, peccato che è un'interazione che funziona solo con Android P, che se fosse solo questo che funziona bene con Android P, dici vabbè, sono cose di Google, però diciamo che senza Android P sono un po' castrate anche nell'utilizzo generale e standard di quello che dovrebbe essere un paio di cuffie. Comunque le ho trovate anche molto comode come posizionamento nell'orecchio, questo qui infatti mi ha fatto un po' imprecare per il fatto che non sono mai arrivate in Italia quelle wireless, che visto come mi stanno comode quelle col cavo, avrei voluto tanto avere quelle wireless, però vabbè, peccato, è andata così. Però quindi se siete alla ricerca, e se avete un dispositivo Android P e siete alla ricerca di un buon paio di cuffie comode che non siano in-ear, perché questi qui non sono in-ear, e volete usarle col cavo, potrebbe essere una buona soluzione, perché comunque 35€, la qualità audio è molto buona, la comunità è molto buona e eccetera. Però ricordatevi, avere Android P, perché sennò sono un dispositivo a metà. Passando oltre, passiamo a un argomento molto importante che mi aveva fatto balzare alla mente un caro amico sui suoi canali, che era leggendo qualche tempo fa dicendo: ma Iliad, quindi ho proprio cambiato argomento, Iliad, ma dove sono tutte le promesse? Perché al netto di servizio, qualità del servizio offerto, quindi quello base, ovvero la rete Iliad, Iliad, vabbè, chiamiamola come vogliamo, che a tanti dicono da me continua ad andare benissimo, altri dicono da me andava benissimo all'inizio, poi è peggiorata tantissimo. Per esempio mio amico Massimiliano di The Geekers, a Torino prima si trovava bene, adesso è impossibile da usare. Anche mia moglie prima si trovava bene qua a Milano, poi adesso andava malissimo, continuava a perdere il segnale, tempi di latenza che continuavano a aumentare di mese in mese, proprio sempre a peggiorare. Infatti l'ho dovuta far passare a O Mobile. Quindi al netto della qualità del servizio offerto, c'era un'altra cosa che in fase di lancio di Iliad era stato annunciato, ovvero l'arrivo della possibilità di acquistare anche smartphone tramite Iliad. Smartphone che al tempo della presentazione il CEO dell'azienda aveva detto essere principalmente gli iPhone. Perché parliamo di questo? Perché finalmente sulla pagina, sulla home page del portale Iliad, compare un bellissimo banner che
che fa girare un po' a rotazione gli iPhone XS e gli iPhone XR o 10S o 10R, chiamiamoli come vogliamo, con la scritta sotto in arrivo. Oh, finalmente Iliad permette di andare ad acquistare quelli che sono gli smartphone Apple. Se si clicca sopra per avere maggiori dettagli, si può arrivare a un'altra pagina, scorrendola tutta si può arrivare a un'altra pagina che dice confrontare i modelli, in cui ci porta a tutti i modelli, a tutti i modelli degli iPhone, dove anche gli iPhone 7 e gli iPhone 8 sono presenti con la dicitura in arrivo. Quindi tutta la famiglia iPhone 2018 come portfolio 2018, cioè quelli nuovi e quelli vecchi che sono rimasti nel Alistinos, dovrebbero arrivare con Iliad. Questo cosa significa? Che si potranno acquistare in abbonamento, che si potranno semplicemente acquistare tramite Iliad invece che andare in un Apple Store? Allora, non si sa. Ovviamente la logica ci fa pensare che sia la prima, che quindi ci sia la possibilità di acquistarli a rate con un vincolo con Iliad, perché chi è il pazzo che invece di andare in un Apple Store va a comprarli sullo store Iliad, a meno che non ci siano dei prezzi assurdi scontati, però per il prodotto in sé venduto svincolato mi sembra quasi surreale. Però fatto sta che ci stiamo muovendo verso questa direzione. La promessa che gli iPhone sarebbero stati acquistabili anche tramite Iliad sta per essere mantenuta, non si sa quando, però sono in arrivo senza ovviamente alcun dettaglio di tempistiche. Però rimaniamo sintonizzati quindi con Iliad per avere maggiori informazioni e notizie in futuro e sapere come utenti Iliad potranno acquistare l'iPhone XS. Perché ho detto utenti Iliad e non utenti in generale? Perché al momento, secondo me, un utente che è basato su un altro operatore, che quindi ha è abituato a un certo standard qualitativo del servizio, difficilmente potrà andare a vincolarsi per 30 mesi, perché di solito la media è 30 mesi, con Iliad per l'acquisto di uno smartphone, a meno che l'offerta non sia così esagerata che varrebbe la pena farla anche solo per prendere una SIM, vincolarsi, continuare a pagarla e lasciarla nel cassetto. Però questo qui rimane sempre un'assunzione, è tutto un punto di domanda. Vedremo con Iliad quando effettivamente sarà disponibile questa opportunità. Passiamo invece adesso a un altro argomento che leggevo stamattina mentre mi stavo un po' svegliando, leggendo un po' sui feed. La notizia arriva da, la leggevo su Android Authority, e parlava del Google Pixel Lite. È un po' che si parla di questo dispositivo, di un dispositivo che sia un po' una via di mezzo per quanto riguarda l'offerta 2018 dei Pixel con la linea Pixel 3. Quindi un dispositivo più economico che propone ancora il jack da 3,5 per le cuffie, con meno potente, con uno Snapdragon 670, quindi specifiche un pochino più basse, e quindi anche un prezzo che si spera essere più basso. Perché si parla di questo, dato che un po' che se ne parla? Perché, soprattutto perché ho detto un dispositivo nel mezzo, dato che in realtà le specifiche lo metterebbero sotto, perché sono uscite delle fotografie che lo ritraggono vicino ai Pixel 3 e il Pixel 3 XL. Questo cosa significa? Quindi il fatto che lo abbia chiamato un dispositivo nel mezzo, che potrebbe essere dimensionalmente un po' come l'iPhone XR sta alla linea XS di iPhone, quindi nel mezzo come dimensione tra XS e XS Max, e quindi in questo caso sarà alla metà tra il 3 e il 3 XL, ovviamente senza il notch. Vedremo un po' come sarà. Io intanto ormai sono giunto a destinazione,
Quindi non mi resta che salutarvi chiudendo questa puntata, ricordandovi che ci vediamo giovedì sempre alle 8.45 su Spreaker, salvo imprevisti, prometto che non ce ne saranno questa settimana. Quindi per adesso dal Bulgaro è tutto, dal Bulgaro del mattino è tutto, ci vediamo giovedì, ciao!